ricchissima di animali, però purtroppo gli animali selvatici si sa che è molto difficile cacciare e difficile anche appunto sparare. Però tutto sommato sono molto soddisfatto perché è una zona estremamente ricca di animali e varia. Anche la professionalità dei cacciatori va bene, insomma. Questo è quanto. Si spera di sparare un po' di più, ma la caccia si sa, non si è mai contenti. E ogni tanto invece bisogna accontentarsi. Te oggi, non... Sì, eh? Maledizione. Ok. Gianni, come si chiama questo territorio dove c'è l'albergo? Questo paese, sì, si chiama Stara Palanca. E il territorio di caccia quanto è grande? Il territorio di caccia è da 3.000 a 3.000 hectare a 3.000 e mezzo. E diciamo che la riserva di caccia sarebbe tutta questa zona qui che si vede con i capanni, compresa l'isolotto? Sì, compreso anche altra parte isolotto e anche questa laguna che si vede qui. Sì, questo canale. Sì. È zona sempre di caccia? Zona di caccia, si chiama Labudovo Okno. Ma il grosso della caccia si fa sul Danubio, non si fa dove dici te questo... No, grosso di caccia si fa sul palude di qua, Danubio, e sull'isolotto di là. Thank you.
Ranjeno, quindi fino di Germani, sono tutti i Germani che entrano nel gioco e qualcuno invece che non ci sta, siccome si buttano fuori tiro, gli danno una fucilata lontano. Rifanno un altro giro, fammi si riavvicinano e si vediamo il fischio pettare. Aspetta, aspetta che c'è questo ferito, ora mi sposto.